siamo qui con Massimo Lodolo, parliamo di Daniel Day-Lewis e dell'ultimo film della sua carriera in cui lei ha avuto l'onore di doppiarlo. Sì, esperienza meravigliosa, perché era di fatto come spettatore il mio attore preferito e sono stato scelto per questa interpretazione particolarmente sobria, particolarmente elegante, che sono corde che mi piace affrontare, e quindi sono particolarmente fiero di questa interpretazione, per la quale addirittura sono candidato a un premio. Invece, per parlare di qualcosa molto più famoso, parliamo di Lucius Malfoy. Che dire di Lucius Malfoy? Lucius Malfoy. Ecco, c'è qualche analogia tra Lucius e l'interpretazione di Daniel Day-Lewis, perché sono personaggi british, raffinati, che sono corde che mi piace sempre interpretare. Poi ne è derivato un successo di pubblico talmente eclatante che è un'ulteriore lusinga, è stata una derivazione di lusinga per me particolarmente significante. Invece un consiglio per tutti i giovani doppiatori che vogliono approcciarsi a questo mestiere? Crederci, non mollare mai, non sentire troppe campane, sentire principalmente la propria, e per acquisire l'elemento tecnico del nostro mestiere, la circolarità della voce, l'emissione, eccetera, suggerisco il canto. Invece vediamo con l'animazione, parliamo di Zatara Formica e del Colonnello Cutter. Il Colonnello è stata, oltre che ero giovane, oltre che ero accanto a Oreste Lionello, un grandissimo rappresentante della categoria, è stata un'esperienza a cui sono legato, perché fu la prima volta che mio figliolo venne in sala a vedere il papà che lavoro facesse, era molto piccolo, e quindi per me il Colonnello Cutter rappresenta soprattutto un elemento affettivo considerevole.